C'è preoccupazione per Roberta Morise, neo mamma, che con il suo bambino è ancora ricoverata in ospedale da maggio. Un giorno di estrema felicità per Roberta Morise, diventata mamma lo scorso 24 maggio, ha preso una piega inaspettata. La showgirl si trova ancora al Mangiagalli di Milano, dove ha partorito il suo Gianmaria, avuto dal compagno Enrico Bartolini. Mamma e figlio infatti non hanno ancora lasciato l'ospedale, ma dopo giorni di silenzio sono sbucati alcuni post sui social della showgirl e i fan finalmente possono saperne di più. Giorni tortuosi per Roberta Morise. Roberta Morise è un volto noto della televisione, celebre per la conduzione di programmi di successo come I Fatti Vostri, Camper in Viaggio, Linea Verde Discovery. Famosa nel mondo del gossip per essere stata per tanto tempo la compagna di Carlo Conti, Roberta Morise ha ritrovato l'amore con lo chef Enrico Bartolini. Con 13 stelle Michelin, lo chef italiano più stellato, secondo a livello mondiale, preceduto solamente da Alain Ducasse, incontra la Morise in Toscana, dove scocca l'amore. Bartolini è famoso al grande pubblico per la partecipazione al programma Celebrity Chef di Alessandro Borghese. Lo chef che ha 44 anni, un matrimonio alle spalle e 3 figli, ha visto Roberta Morise su Instagram, un anno fa, in suo ristorante di Dubai. Quella sera lui non c'era, così le ha scritto per invitarla in un altro dei suoi locali, in Toscana. E, stato lì il loro primo incontro e da allora non si sono più lasciati. LL loro matrimonio si celebrerà il 31 agosto con il piccolo Gianmaria, il frutto del loro amore. Ma per il momento i preparativi sono stati messi in sospeso. Roberta Morise è ancora in ospedale e anche se non ha rivelato i dettagli dei motivi che stanno trattenendo lei e il suo bambino ancora nella struttura sanitaria, ha fatto sapere attraverso i social che sono giorni tortuosi, ringraziando i medici. I primi giorni sono stati tortuosi, ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto, grazie ai medici per intuizione, talento e competenza. Passerà questa bufera, ha poi scritto la neo mamma, aggiungendo: stiamo ancora lottando, ma vinceremo noi. La showgirl sta affrontando con coraggio questo momento difficile e anche con tanto ottimismo. La nostra caposala dal cuore enorme, sottolinea mostrando la foto dei dolci che le sono arrivati direttamente in camera, sia per lei che per le altre pazienti. Tanti i messaggi arrivati da parte dei follower, molti dei quali carichi di affetto e di parole di sostegno per la conduttrice.